Ma allora, questo fidget spinner, questo è... questo fidget spinner è l'ennesima moda rompimaroni scassabalotte o è veramente figo? Io l'ho comprato e vi posso dire che dopo 2 giorni effettivamente un po' mi ha stufato. Ma nonostante tutto lo reputo ancora adesso un bello oggettino, che tra l'altro costa pochissimo, lo si trova una cosa del genere a 10 euro te lo lanciano dietro su Amazon, e quando viene fatto ruotare come un dannato toglie anche un zic di ansia. Ma quindi cosa faremo oggi? Cosa faremo? Cosa siamo qui a fare? Andremo a vedere quali fidget spinner si trovano su Amazon. Viaggeremo insieme nei meandri di questo sito. Cercheremo quelli più assurdi che tutti noi possiamo comprare. E preparatevi, perché ci sarà da buttar via la testa, da rimanere a bocca aperta. E nel caso che uno di quelli che vi elencherò vi colpirà proprio particolarmente e vorrete acquistarlo, vi lascio il link in descrizione. Magari, non lo so, siete anche incuriositi e volete scoprire di più su questi fidget spinner, e vi evito lo sbattimento di andarli a cercare. Detto questo, direi di iniziare. Sentite come ho detto direi. Direi. Numero 1, il fidget del lupo. Beh, non male per niente. Il costo è elevatissimo, intorno ai 176 euro. Anche se non si capisce se vale effettivamente tutti questi soldi. Una cosa però c'è da dirla, Il design è veramente figo. Quei lupi neri con quei simboli giapponesi blu rendono questo fidget spinner molto interessante. Sono sicuro che facendolo girare mi sentirò come dopo aver attivato l'ultra di Anzio di Overwatch. L'unica pecca che ha questo spinner, a mio parere, è il materiale di cui è fatto. A prima vista, e dico a prima vista, ma magari mi sbaglio, sembrerebbe essere fatto di plastica colorata, il che lo renderebbe molto fragile nel caso dovesse cadere. E si spaccherebbe in men che non si dica. E insomma, 176 euro e poi si rompe subito. Numero 2, il fidget della morte. Porca miseria, questo è il fidget spinner che usa l'oscuro mietitore quando porta via le anime. Quelle cosa sono? Falci demoniache probabilmente. Costa anche lui 176 euro. Ma che problema avete con questo 176? Bello è bello sicuramente, anche se mi inquieta un po'. Non so perché, ma mi viene in mente il Death Note. Per non parlare che qualche pazzo squinternato potrebbe addirittura affilare quelle falci, rendendolo un oggetto di distruzione di massa. In ogni caso, il doc lo approva. Si vede che questo spinner ha molta cura dei dettagli, e quando non lo si farà girare, lo si potrà usare come soprammobile o da mettere in esposizione quando ci vengono a trovare i nostri amici. Numero 3, il fidget spinner dei monaci. Che ne dite di diventare dei monaci tibetani che passano le loro giornate a meditare? È una miseria, che è il fidget spinner di Gabbani, occidentalist spinner. Beh, facendolo girare avrete sicuramente modo di concentrarvi e di rilassarvi al meglio. La sua forma è tanto strana quanto il suo prezzo, 72 euro. Sicuramente si differenzia da un fidget spinner tradizionale, perché non ha le classiche 3 rotelline che girano intorno al perno centrale. Mi piace sia il design e anche quello yin e yang al centro. Sa tanto di... Om. Avete presente, no? Sarebbe figo vederlo in azione mentre gira. Doctor Vendetta, tu vuole le fidget pinel? Numero 4, il fidget intripposo. Oh, là, abbiamo trovato anche lo spinner dell'ipnorospo. Fanculo le droghe! Chi ne ha bisogno quando si può far girare un coso del genere e sballarsi mentre lo si guarda? Il costo è accessibile anche per i poveracci come me. Siamo intorno ai 49 euro. Ma doc! 49 dindi sono comunque troppi! Io non li spenderei mai! Piero non ha tutti i torti. 50 cucuzze per un fidget spinner forse è un po' esagerato. Per un giochino che poi alla fine potrebbe stufarti dopo pochi giorni. Ma sicuramente farete una porca figura con i vostri amici, magari facendolo girare all'intervallo della vostra scuola. Numero 5, il fidget spinner automatico. È una miseria, questo è lo spinner per i più pigri.
o per i più nerd, dipende dal punto di vista. La sua forma è particolarissima e ricorda tanto una console portatile o, nel caso, un joystick della PlayStation. A me viene in mente un Game Boy. Ma la cosa sconvolgente è la presenza di un tastino segreto che, non chiedetemi come ci riesca, farà ruotare automaticamente questo spinner senza il bisogno di spingerlo. Della serie, non ho voglia neanche di muovere un dito, fanculo tutto e tutti e schiaccio un bottone. Insomma, non so se sia un'invenzione geniale o un'invenzione de merda. Fatto sta che il tutto lo potrete avere a soli 45 euro, ma se si cerca bene lo si può trovare anche a minor prezzo. Numero 6, il fidget luminescente. Poteva mancare all'appello un fidget spinner fluorescente? Certo che no. Parto subito con il dire che ho avuto delle brutte esperienze con oggetti di questo tipo, che promettevano di brillare al buio, di illuminare la nostra camera. Avete presente quelle stelle che si attaccano al muro? Lasciamo perdere. In realtà non si illuminano proprio niente. Stavo per dire una parolaccia, mi sono pure trattenuto. Producono proprio una leggera luminescenza e per farlo devono ricaricarsi. In pratica assorbono la luce del sole o delle lampade e poi dopo rilasciano la luce al buio. Ma è una sciocchezza, ragazzi. È una luce verdognola, uno schifo. In ogni caso, mi immagino far girare un fidget spinner in questo modo, mentre si illumina. Deve essere abbastanza figo. Quindi, apprezzo l'idea originale e approvo questo oggetto. Che poi costa pochissimo, 9 euro. Quindi ci stiamo dentro alla grande. Numero 7, il fidget ninja. Wow, wow, ragazzi miei. Che spettacolo non è? Un fidget spinner a forma di shuriken. Appena l'ho visto, mi sono venute in mente due cose. Naruto e Genji, il ninja cyborg di Overwatch. Ovviamente non sarà affilato, ma immaginate se lo fosse. Ok, a parte che mentre lo si fa girare rischieremmo di tagliarci un dito o di ferirci a morte, ma se fosse affilato sarebbe veramente un'arma pericolosa. Cioè, roba che lo fai girare e poi lo lanci e non lo so, succede un casino. A me personalmente piace molto come design e come è stato strutturato. E già sto fantasticando su come potrebbe essere farlo girare. Aiuto, ora voglio comprarlo, ragazzi. È un casino, non si può continuare così. Io questi video non li devo fare, lo sapete. Che poi costa pure una cazzata, 7 euro, cioè... cosa voglio di più dalla vita? Numero 8, il fidget LED. Manco fossimo in Fast and Furious, ecco che appare uno spinner selvatico con i LED. Sicuramente deve essere una di quelle cose che ti intrippano a bestia. E in pratica non ho ben capito se si accendono solo quando lo spinner gira oppure possiamo accenderli noi con un tastino. Fatto sta che l'effetto dei LED che girano deve essere comunque una bomba. Ma perché mi viene da rimpiangere i Beyblade tarocchi, quelli cinesi grossi così, che quando giravano suonavano e si illuminavano? Vecchi ricordi, amici miei, sono troppo vecchio, troppo vecchio. Ah, ma non ho detto il costo, solo 11 euro. Meglio di così proprio. Numero 9, il fidget money grabber. Eccolo qui, il fidget ideale per chi ha soldi da buttare nel cesso. Non solo ha la forma del dollaro, e già questo ti fa subito cantare money 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 money, lanciando banconote dal balcone per poi pentirtene subito dopo. Ma costa pure un occhio della testa. Cos'è? 280 euro? Ma chi potrebbe mai essere il pazzo che spenderebbe così tanto per un semplice antistress? Ah, e già che ci sono, se ve lo siete perso, vi lascio nelle schede una top che parla dei fidget spinner più costosi mai apparsi su internet. Magari, che ne so, siete degli sceicchi arabi che vi pulite il culo con le banconote da 500 euro e volete acquistarne qualcuno. Ma c'è qualche sceicco arabo che mi segue? Prima di concludere ringrazio Ale Rave, Elsa Occhio Nero, Beauty Star, Adam Chaid e Gennaro De Rosa per aver commentato lo scorso video sui fidget spinner. E se volete avere anche voi la possibilità di apparire in un video futuro o di essere salutati, commentate questo video con l'hashtag lo voglio se vorreste anche voi anche uno solo degli spinner che vi ho elencato, oppure commentate con l'hashtag io passo se non spenderete mai e poi mai soldi per comprare un antistress. Ovviamente lasciate un like e mandate questo video a tutti i vostri amici amanti dei fidget
Fidget Spinner! Spinner! Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo, come sempre, al prossimo incredibile video!